essendo una squadra giovane la nostra, ogni partita per noi deve essere una battaglia, quindi il morale deve essere per forza alto, perché ci sono tanti ragazzi che si vogliono mettere in mostra, più qualche esperto come me che vuole dire la sua, visto che il Pisa potrebbe essere una delle favorite, quindi sarà una partita bella, perché sarebbe le più belle da giocare a viso aperto, senza niente da perdere, e quindi domenica sarà una battaglia. Ma a noi non ci devono interessare le cose fuori dal campo, quindi noi siamo un gruppo nuovo, c'è bisogno di tempo, però poi alla fine una partita sono sempre quelle le cose che bisogna fare, quindi il gruppo mi piace, si sta formando già e speriamo di fare una bella annata. Ma diciamo che il progetto dello stadio sarebbe stato importante se fosse già stato ultimato. Siccome ci sono dei problemi, il campo di sintetico nonostante tutto può essere un fattore in più per noi, perché vogliamo sempre giocare la palla e quindi potrebbe essere la chiave della nostra, diciamo, del nostro obiettivo della salvezza, perché per ora abbiamo fatto sempre bene, quindi speriamo di mantenere inviolato il nostro stadio di Pontedera. Giocando in casa vorranno di sicuro metterci sotto, però noi dovremmo sicuramente controbattere con la voglia e appunto la cattiveria che ci devono essere in ogni partita, perché se ci vogliamo salvare dobbiamo mantenere ritmi alti e giocare le partite con umiltà ma con cattiveria. Non belli, perché perdemmo mi sembra 3-0 ed era l'anno che poi mi sembra il Pisa fallì, ebbe una retrocessione mi sembra, comunque sì, mi ricordo la contestazione che ci hanno fatto, perché l'Empoli ci teneva molto essendo un derby, e noi perdemmo 3-0 e fu un'annata difficile, quindi mi ricordo che tra l'altro forse giocava anche Bonucci, ecco, questo era un altro ricordo. Livorno una bella squadra, forse meritava anche di vincere contro di noi, e quindi secondo me è una delle favorite. La Viterbese è stata una partita un po' particolare, perché oltre al fatto che c'erano 40 gradi ed era la prima di campionato, diciamo che se si pareggiava era una cosa che faceva contenti entrambi. È stata secondo me sì una sorpresa di inizio stagione, poi non credo riesca a mantenere il ritmo delle altre, ecco.